ha detto che mancava mezza squadra, che abbiamo perso tutta la settimana, abbiamo perso tutta la settimana, e quindi insomma. Ma chi l'ha detto? Pukesh? Quindi la prossima volta dica che manda la primavera. No, la prossima volta diciamo la canzone di quello lì. C'è una canzone, aspetta. Aphrodite Charles. Come è così? C'è una canzone, Lacrime. Ma al di là di questo non mi soffermo mi soffermo solo al nostro Avellino, che ha fatto una buona gara. Mi hanno fatto arrabbiare alla fine molto. Abbiamo vinto una partita importante con senza tanta difficoltà. Devo dire che è un passo in avanti che ci permette di sederci e recuperare dei giocatori importanti anche come Gavazzi, no? Un giocatore, a me mi manca un sottopunta. A me non piace giocare con due punte fisse davanti. Però nello stesso tempo il Asensio è un giocatore che gioca sotto punta, che oggi ha fatto una grandissima partita insieme a Di Tacchio, ad Angelo centralmente. Secondo me hanno fatto molto bene, perché loro avevano questo basso e questo alto che dovevamo marcare bene. Il resto sono tutte le chiacchiere, non contano niente. Sbloccata. Noi avevamo bisogno di questo, avevamo bisogno. Ma l'Avellino è la squadra mia, rivista fino alla partita con la Salernitana, stiamo tornando quelli. L'abbiamo vista con l'Ascoli, ci è mancato il gol. Lì invece alla Spezia ci è mancata proprio la finalizzazione nel tenere palla, nel far salire la squadra. Oggi invece con Asensio ci dava questa possibilità di salire, un ragazzo di 18 anni parliamo, che ci ha permesso di fare le nostre giocate come dovevamo farle. Non è fondamentale per me, perché lui sa tutte le mie chiusure quando una squadra gioca a 3, gioca a 2, più 1. Peccato che oggi è dovuto uscire, perché lì sera speriamo che non sia niente, perché abbiamo dovuto cambiare un attimino tutto l'assetto della squadra, perché lui potevamo giocare benissimo a 4 con lui dentro, perché lui sa le diagonali, sa tutto, ormai con me diversi anni. È un peccato, però è un giocatore, ecco, che a me mi manca molto se non c'è. Stasera la senti tua questa squadra? Ma io sento mia. I risultati, io la squadra l'ho sempre sentita mia, nel bene e nel male. Sì, questa sì. Allora, è il modo di Novellino, al di là di... A me piace quando gli esterni vengono dentro le linee, creano la superiorità numerica, l'abbiamo fatto oggi. E dobbiamo migliorare questo ancora, dobbiamo migliorare, perché le punte si devono... Ormai le punte fisse davanti non possono più giocare, le punte devono essere moderne. Se sono moderne mi aprono il gioco. Però stiamo recuperando Gavazzi, non dimentichiamo che Gavazzi è un giocatore che per me è importante, ma per quanto riguarda il mercato la società si sa muovere, la società si sa muovere su questo. Un numero di telefono? No. Scusa. Almeno questo ce lo puoi dire. Io dico 4, sei d'accordo o no? Perché non 10? No, 4. Ma io credo, secondo me non è corretto né giusto che io dica certe cose. Io penso che io ho un presidente, un direttore, e sono convinto che parleremo, troveremo qualcosa da fare. Delle volte è più giusto vendere che comprare. Va bene questa? Scusa. Panettone amaro, spumante dolce, no? Te lo giuro, è stato amarissimo il panettone.
Però speriamo di berlo. È rischiato di non spaccottare. No, ma lo spacchetto lo stesso, dai. Pure quando io vince, dai. Ma a proposito, mi fate questa domanda per cortesia? No, la sessione in discussione. Come? Sempre, sempre, sempre in discussione. Mister, siamo al giro di bocca. Qual è la partita che insomma vorresti rigiocarla? Quella Salernitana. Che cosa cambieresti? Che non cambierei, farei una. Farei un'altra cosa diversa. Quale? La puoi dire. Mi sarei schierato a 5. Sì. Ma la Salernitana ci sono un punto più di noi. Ma la piglio. Volevo chiederti, facendo ora lo puoi fare un bilancio di questo 2017 alla guida dell'Avellino, che voto ti dai? Io? Ma ai ragazzi gli do 6,5. A me non ho un voto, perché il mio voto lo do alla fine, perché al ristorante si paga sempre alla fine il conto. E dove vuoi arrivare? Beh, voglio arrivare in alto. Lo dico. Resti convinto di voler arrivare ai playoff? Io sono convinto di far bene. Poi quello che verrà, verrà. Non fare la cosa. Buon anno a tutti.